Di recente si è fatto un gran parlare delle automobili elettriche, come sapete, ma si è anche detto che appunto queste vetture sono al di fuori della portata della maggior parte delle persone perché sono troppo costose, nella maggior parte dei casi chiaramente. Però si è parlato anche di una soluzione che potrebbe arrivare da molto, molto lontano. Il tema di oggi potrebbe essere potenzialmente molto complesso e anche molto delicato in realtà, ma oggi lo riduciamo ai minimi termini, parlando delle vetture che ci sono sul mercato e di quelle che arriveranno, e parleremo anche di affidabilità. Ma affidabilità di cosa? Beh, ovviamente di automobili di produzione cinese, commercializzate da produttori cinesi che sono in realtà ormai dei colossi industriali che primeggiano per numeri, ovviamente perché hanno un mercato veramente gigantesco a loro disposizione, quello domestico, ma puntano ad espandersi anche all'estero. Ovviamente puntano a farlo anche in uno dei mercati più importanti al mondo, ossia quello europeo. Quale che sia però la nazionalità del produttore, su drivekey.it troverete tutte le informazioni riguardo i modelli in vendita in Italia di tutti i produttori presenti sul mercato italiano, e lì avrete la possibilità di capire quale fa il caso vostro, quali sono i dati tecnici, le dotazioni, e anche ovviamente di poterli confrontare gli uni agli altri per capire appunto quale può rispondere alle vostre esigenze. Cliccate sul link in alto a destra oppure qua sotto in descrizione per scoprire di più. Per parlare di auto cinesi in vendita in Italia non posso non partire che da MG, Morris Garage, un marchio storico inglese, passato poi di diverse mani, anche tra quelle di BMW, e poi successivamente è arrivato proprio in mani cinesi, nello specifico di SAIC, un produttore appunto cinese, si occupa della produzione di automobili e autoveicoli in generale ed ha sede a Shanghai. E MG opera in Italia con una gamma che comincia già ad essere articolata. Il modello più compatto della gamma MG si chiama ZS, dispone di un motore a benzina 1000 turbo da 110 cavalli, è lungo circa 4,30 m, ha un bagagliaio da 450 litri e, cosa interessante, offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km. Per adesso non ho avuto la possibilità di provare la ZS né tutte le altre auto in verità che vedrete in questo video, quindi ci dedicheremo soltanto ai dati tecnici, e i dati tecnici ci dicono anche che la ZS è disponibile anche in modalità completamente elettrica, con la motorizzazione solo elettrica, con un pacco batteria da 70 kWh e una capacità di percorrenza di circa 400 km di autonomia. Non è l'unico pacco batteria a disposizione, perché ce n'è anche uno di più piccola capacità da circa 50 kWh, quindi con un prezzo più abbordabile. In ogni caso, quello che poi stupisce è andare a vedere anche il livello di tecnologia, perché MG ZS ha comunque a disposizione la guida semiautonoma di livello 2. A salire però troviamo anche un SUV di 4,60 m circa, quindi un classico SUV di medie dimensioni che potrebbe essere la tipica auto da famiglia, per intenderci, vicina appunto alle dimensioni di una Ford Kuga oppure di una Toyota RAV4. Nello specifico si tratta della EHS, che è disponibile con motorizzazione ibrida plug-in. Dispone di una motorizzazione 1500 a benzina da circa 160 cavalli, appunto con un motore elettrico in più, e una batteria da 16,6 kWh. E in questo caso parliamo comunque di una vettura che è disponibile sul mercato a circa 36.000 euro, che non sono pochi, e anche su questo ci sarà da discutere alla fine. Però è anche vero che se noi paragoniamo la capacità della batteria, le dimensioni e più o meno anche i dati tecnici, possiamo arrivare a paragonarla addirittura a una Toyota RAV4, che però costa 15.000 euro in più. E quindi capite bene come anche sulle automobili che comunque hanno un costo di listino non proprio bassissimo, in questo caso si riesce a fare una concorrenza molto forte sul prezzo. Certamente non c'è lo stesso marchio di cui può vantarsi un colosso giapponese come Toyota, e anche qua voglio sentire la vostra. Fatemi sapere la vostra nei commenti e ditemi se scegliereste appunto di risparmiare una cifra comunque considerevole di 15.000 euro, oppure vorreste lo stesso andare su una vettura più costosa ma con un marchio già conosciuto. All'interno della gamma MG troviamo anche la MG5, una station wagon completamente elettrica, e non è l'unica completamente elettrica, perché abbiamo anche quella che attualmente è secondo me una delle automobili più interessanti e potrebbe essere, diciamo così, la punta di diamante dell'offerta MG, ripeto, almeno per ora. Si tratta della Marvel R, ossia in questo caso un crossover, un SUV che arriva fino a circa 300 cavalli di potenza massima, con un prezzo di listino che arriva appunto a circa 50.000 euro. È vero però che questa cifra è riferita alla vettura più potente, più accessoriata, a 4 ruote motrici, ma se vi accontentate, diciamo così, di 180 cavalli solo sulla trazione posteriore, potreste anche andare a spendere circa 40.000 euro, e sono pochi per l'offerta che c'è attualmente sul mercato per un SUV di queste dimensioni e con queste caratteristiche. Con un'offerta di marchi cinesi sempre più in espansione, non posso non citare ovviamente in questo
questo video, il marchio che ha probabilmente aperto la strada a quelli che sono appunto i produttori cinesi in Italia, ossia DR Automobile. Dirisio, il nome dell'imprenditore che diede vita ormai diversi decenni fa proprio alla espansione di DR nel nostro mercato, poi ha avuto delle vicissitudini che meriterebbero un video a parte, una storia tipicamente italiana e veramente molto molto particolare, che però nasce in Molise, questa è la prova che il Molise esiste, ma adesso la DR Automobile si ripresenta con dei modelli che sono molti di più rispetto a prima. Inizialmente era soltanto la DR5, poi successivamente arrivò anche la versione Evo, quindi appunto evoluta, più sviluppata rispetto a quella originale, ma ora la gamma è decisamente più articolata. Riguardo alla gamma DR abbiamo già fatto un video in cui abbiamo preso intanto contatto con quella che è l'offerta attuale in occasione del Milano Monza Motor Show, appunto in Piazza Duomo, dove c'era un temporary store all'interno del quale erano esposte le vetture proprio importate da DR, non soltanto sotto il marchio DR ma anche sotto il marchio Evo, sono di derivazione diversa, adesso ci arriviamo, ma per quello che riguarda già la DR3 o comunque la F35, che è probabilmente la vettura più interessante anche per un pubblico giovanile nel nostro paese, beh, ha attirato tante attenzioni da parte vostra e vi ricordo che potete vedere, se volete, il video direttamente quassù per farvi già un'idea di quello che offre. Poi successivamente vedremo di provare e portare sul canale tutte le prove complete. Di partenza appunto troviamo la DR3, 4,17 m di lunghezza, circa 420 litri di capacità minima del bagagliaio e una garanzia di 5 anni o 100.000 km. È derivata dalla cinese Chery Tiggo 3X e nella fabbrica italiana viene giusto cambiata la mascherina e poco altro per personalizzarla con il marchio DR. È un crossover compatto, il motore è un 1.5 a benzina da circa 105 cavalli e a disposizione però volendo, attenzione, anche la motorizzazione a GPL. Salendo un po' con la gamma arriviamo alla DR 4.0, un crossover di circa 4,30 m di lunghezza, sempre con 5 anni di garanzia o 100.000 km e in questo caso di nuovo motorizzazione a benzina. E poi arriviamo alla DR F35 che appunto è un crossover un pochino più carino esteticamente rispetto agli altri, secondo me è più sportivo, più accattivante e ha delle forme che lo rendono particolare e su strada appunto mi è capitato di vederlo qualche volta e attira in effetti l'attenzione e la curiosità perché non se ne vedono poi tanti ancora e ha appunto delle linee non convenzionali e questo secondo me potrebbe essere un buon motivo per tanti per interessarsi a questo modello, oltre come dicevo appunto alla presenza di una motorizzazione a benzina e non necessariamente alle full electric su cui stanno andando tanti produttori appunto in arrivo nel vecchio continente. A testimoniare il fatto che però i marchi cinesi si stanno espandendo come offerta almeno nel nostro paese e ancora bisogna vedere come rispondere al mercato, ma l'offerta comunque c'è a disposizione, ci sono due linee attualmente a disposizione importate da DR, in realtà personalizzate da DR su base di produzione completamente cinese. Abbiamo già parlato della DR vera e propria, ma in realtà c'è anche un nuovo marchio separato che si chiama Evo e che si sta separando nel tempo perché in realtà abbiamo appunto una gamma già costruita di per sé attorno ad alcuni modelli di derivazione YAC, JAC, questo è il nome proprio del produttore cinese, nello specifico si parte proprio dalla Evo 3 che è disponibile anche in versione solo ed esclusivamente elettrica oltre a quella benzina tradizionale e poi si passa alla Evo 4 e alla Evo 5. Si tratta però nel caso delle Evo di vetture più economiche, più abbordabili, già soltanto per farvi un esempio la Evo 5, ossia il SUV di 4,40 m circa, quindi il più grande all'interno della gamma del produttore cinese appunto Evo, in questo caso abbiamo un prezzo di partenza di circa 15.000 euro, quindi decisamente interessante per tutti coloro che vogliono spazio ma comunque vogliono spendere poco, hanno un budget limitato. In occasione del Milano Monza Motor Show però abbiamo avuto la possibilità di scoprire anche un'altra offerta, ossia quella dell'importatore Kölliker, un nome storico anche qui nelle importazioni nel nostro paese, sempre legate ad autoveicoli, che punta su Highways, in particolare la U5, e anche su Seres, che proporrà due modelli, la Seres 3 e la Seres 5, quest'ultima particolarmente interessante secondo me, sia dal punto di vista del design che anche delle prestazioni, guardate qua. Nello specifico la Seres 5 avrà a disposizione due motorizzazioni, una completamente elettrica e un'altra elettrica con a disposizione un cosiddetto range extender, ossia una piccola motorizzazione a benzina che permette di incrementare l'autonomia elettrica funzionando da generatore presente a bordo, come abbiamo già imparato a conoscere ad esempio sulla BMW i3 negli anni passati. Nella sua versione
full electric, la batteria della Series 5 sarà da 90 kWh con diversi livelli di potenza fino ad arrivare a 700 cavalli di potenza massima e 1040 Nm di coppia. A questo punto non vedo l'ora di provarla per poter vedere quali sono le prestazioni e se sono veramente così entusiasmanti anche su strada e non soltanto sulla carta. Vedremo come sarà e vedremo anche come saranno i prezzi, perché per adesso la Series 3 è un po' più piccolina, anch'essa presente sempre con una motorizzazione full electric, è disponibile a un prezzo di circa 35-40 mila euro, anche in questo caso quindi non basso in assoluto, ma bisognerà poi vedere appunto la resa su strada e soprattutto il livello di dotazione, che come potete vedere dal nostro sito non è male, ma secondo me ancora più interessante poi sarà da valutare l'offerta appunto della Series 5, che secondo me attualmente rimane tra i due il modello più interessante, più in linea con quelli che sono i gusti degli europei, anche proprio per livello di prestazioni potrebbe essere molto prestazionale, ma ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a tante altre vetture già comunque conosciute come marchio sul nostro mercato. Abbiamo anche anticipato però la Highways U5, un crossover di medio-grandi dimensioni, siamo su 4,70 m circa di lunghezza, 432 litri di capacità del bagagliaio, non tantissimo in realtà, comunque la linea estetica anche in questo caso non è male, la trazione è anteriore oppure anche in versione 4x4 e l'autonomia delle batterie da 63 kWh arriva fino a 410 km. Ovviamente questo è un dato dichiarato, andrà poi verificato su strada ed è dichiarato però anche il listino, perché guardate siamo sui 42.000 euro di partenza e 45.000 circa per la versione più accessoriata, e anche in questo caso se prendete una vettura di pari dimensioni, di pari categoria elettrica, siamo comunque su cifre superiori, quindi ripeto non basso in assoluto ma comunque più conveniente, più competitivo rispetto all'offerta di altri marchi. Oltre a questi produttori però poi in futuro se ne aggiungeranno altri, uno dei nomi che ha circolato di più in questi anni è sicuramente quello di NIO. NIO arriverà con una gamma elettrica inizialmente di alta fascia e si scontrerà direttamente con Tesla, almeno nello specifico con Tesla Model S e Model X. Arriveranno diversi modelli, ma non soltanto questi, perché poi i marchi, i nomi che circolano sono diversi. Per ora NIO ha cominciato il suo ingresso proprio in Europa attraverso i mercati che rispondono di più alle vetture elettriche, ossia appunto quelli del nord Europa, in Norvegia in particolare, poi arriveranno altri mercati, vedremo cosa succederà proprio anche in Italia. Si tratta di vetture completamente elettriche, insomma come avete capito l'offerta sarà variegata da vetture a benzina a vetture anche completamente elettriche o ibride plug-in come abbiamo visto, però anche qui arriviamo poi a tirare un po' due somme, perché vorrei parlare con voi anche del tema affidabilità e se effettivamente possono convenire questi marchi. Parlando di affidabilità, la cosa subito che salta agli occhi è sicuramente la garanzia, che è particolarmente lunga nel caso dei produttori cinesi che vendono nel nostro paese, un po' come ha fatto Kia all'epoca per differenziarsi proprio dalla concorrenza e far capire quanto credevano nella durabilità dei loro prodotti, e proprio puntare su una garanzia molto estesa, appunto fino a 7 anni abbiamo visto, ma 5 anni nella maggior parte dei casi, che è decisamente superiore rispetto anche a tanti altri produttori europei che vendono nel nostro paese. Questo sicuramente già può essere un primo segnale di fiducia che lo stesso produttore ha nei suoi prodotti. Attenzione, perché le garanzie comunque sono legali e poi le riparazioni possono costare anche centinaia di milioni di euro nel caso in cui poi si verifichino delle falle nella progettazione oppure ancora nelle falle dell'approvvigionamento di alcuni prodotti in giro per il mondo. Quindi assolutamente questo può essere già un primo elemento su cui basarsi per parlare di affidabilità. Eppure basarsi solo su questo numero potrebbe essere molto sbagliato, e c'è un dato nello specifico di cui voglio parlarvi ed è stato comunicato circa un anno fa da Acea. Si tratta della quota dedicata alla ricerca e sviluppo di prodotti automotive in Europa rispetto al resto del mondo. Ebbene, si è arrivati a oltre 60 miliardi nel 2019, che è stato poi anche il livello più alto mai raggiunto nella storia, proprio dedicato alla ricerca e sviluppo di auto, e raddoppia quanto fatto in Giappone e supera abbondantemente quello che è fatto ovviamente anche negli Stati Uniti e ancora di più proprio per quel che riguarda la Cina, ma di gran lunga, come vedete a colpo d'occhio. E però c'è un altro dato che va considerato, sia il fatto che stiamo parlando di un incremento di quasi 2% rispetto all'anno precedente, contro circa un 6% di incremento destinato ai produttori cinesi allo sviluppo dei loro modelli. Come vedete,
in termini assoluti la differenza è gigantesca, ma è anche vero che la crescita anno su anno ha avuto l'incremento percentuale maggiore rispetto alle prime tre posizioni per quel che riguarda la quota di ricerca e sviluppo dedicata dai produttori cinesi ai loro prodotti. E soprattutto ricordiamoci di dove sono partiti fino a pochi anni fa per quel che riguarda l'industria automotive cinese: erano veramente a un livello molto molto basso. E dove sono arrivati adesso? Beh, l'incremento c'è stato ed è stato esponenziale anno su anno. E ancora di più non dobbiamo dimenticarci di quello che è successo anche con produttori di altre nazionalità. Ovviamente mi riferisco ai coreani, nello specifico Kia e Hyundai, che negli anni hanno costruito una posizione che è ormai paritetica rispetto a quella che poi abbiamo per i produttori occidentali. La verità è che soltanto il tempo ci dirà se effettivamente i costruttori cinesi riusciranno a chiudere il gap con i produttori europei, americani, giapponesi e chi più ne ha più ne metta. Ma soprattutto io per voi ho due domande: una riferita a tutti coloro che magari hanno già acquistato queste auto nel nostro paese, e vorrei chiedere qual è la loro esperienza, come si stanno trovando con questi produttori e qual è stata la loro esperienza anche riguardo alla rete di assistenza, alla rete di vendita, insomma tutto quello che riguarda l'esperienza di un cliente. E una domanda invece più generale a tutti quelli che ci seguono è: acquistereste vetture cinesi magari andando a risparmiare o poco, oppure come abbiamo visto anche cifre importanti rispetto ad altri produttori di altre nazionalità? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su DriveK. Ciao a tutti!